Carabinieri Palermo, prego. La legalità è un percorso da fare insieme, fianco a fianco. C'è un pubblico speciale per lo spettacolo di Natale organizzato il 4 dicembre dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo al Teatro Massimo. Nei palchi i ragazzi del liceo Danilo Dolci di Brancaccio, della parrocchia Roccella, dello Sperone, del Don Ugo di Marzo, dell'associazione Baitic Baitic dello Zen. Sul palco la fanfara del 12° Reggimento dei Carabinieri, diretta dal luogotenente Paolo Sena. Questa serata è praticamente una serata nel quale l'Arma dei Carabinieri incontra le autorità cittadine, incontra i familiari che ci stanno vicino durante tutto l'anno, quindi li vogliamo in un certo senso ringraziare, incontriamo il personale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, le vittime del dovere e i familiari dei nostri decorati, e in più quest'anno, come nelle due edizioni precedenti, abbiamo invitato anche dei ragazzi che provengono da quartieri difficili, quindi ragazzi che frequentano le scuole, a cui offriamo l'opportunità di poter vedere questo spettacolo. Quanto è importante proprio creare questo legame tra ragazzi e istituzioni? È fondamentale, perché ovviamente si crea un link, si crea un contatto con il quale i ragazzi arrivano ad accettare, diciamo così, quelle che sono le attività delle forze di polizia e delle forze dell'ordine. Quindi è importantissimo creare questo legame con la popolazione, in particolare con questi ragazzi. Perché avete scelto proprio il Teatro Massimo? Abbiamo scelto il Teatro Massimo perché, diciamo, un po' l'espressione di Palermo, perché è vicino alla nostra caserma, al Comando Provinciale, quindi è una location che, ripeto, è già stata utilizzata anche negli anni passati, offre anche la possibilità di poter ospitare numerose persone. I Carabinieri sono un presidio della legalità e lo sono in maniera capillare, quindi sono un patrimonio del Paese. Ho vissuto tanti momenti accanto a loro, anche quando ero Presidente del Senato, e so bene il senso di attaccamento ai valori, non solo della legalità, ma ai valori della patria. La vicinanza dei giovani è importante in un paese che vuole mantenere saldi i principi della democrazia e della trasparenza. Quindi questo è un fattore che io verifico con grande entusiasmo, con grande convinzione, perché le istituzioni devono aprirsi ai giovani e i giovani credere nelle istituzioni. Credo che la cooperazione istituzionale sia una caratteristica che attraversa questa città, almeno con sicurezza nel periodo in cui ne ho diretta contezza. Questo ha moltiplicato e reso sinergici gli sforzi sul piano della sicurezza, sul piano degli interventi, sul piano della lotta per la legalità. Questa sera i Carabinieri festeggiano insieme alle altre istituzioni il Natale, siamo lieti tutti di esserci per rafforzare un legame, per dire grazie ai tutori dell'ordine, della sicurezza pubblica e della lotta alla mafia, ma vogliamo aggiungere, come ho cercato di dire, che questa non è una evenienza occasionale, ma è il continuum di un impegno che giorno per giorno tutti insieme maturiamo. A fare da filo conduttore l'esibizione del tenore il vice brigatiere Roberto Lenoci. Va pensiero sulla ali dorate, va ti posa sui clivi, sui colli, o violezza no te molli, laure dolci del suolo natal. Un momento che unisce la convivialità, appunto, prenatalizia con il tema della legalità.
ed è un momento in cui idealmente Palermo abbraccia l'arma dei carabinieri, che rappresenta certamente un presidio di legalità non solo in questa città ma in tutto il territorio nazionale. Io sono convinto che soltanto la bellezza può salvare il mondo, e quindi la cultura e la cultura della bellezza e la conoscenza di ciò che abbiamo di bello e positivo in questa città può essere certamente un fattore importante per sensibilizzare le coscienze soprattutto dei giovani. Il teatro è il luogo non solo della riflessione sull'arte, ma anche un luogo di aggregazione importante. Con i carabinieri, con l'arma dei carabinieri, c'è un sodalizio bellissimo, e quest'anno torniamo a festeggiare il Natale insieme, nella consapevolezza che dentro il teatro si possono radunare i sentimenti più belli dell'arte, e questo diventa non solo un'idea di comunità ma di stare insieme come si fa la musica insieme. Nuovo ruolo, direttore esecutivo del Teatro Massimo, ci dica quali saranno i suoi programmi. Credo che sia una bellissima scommessa per me, sono da sempre appassionato, cultore di questo teatro, della lirica, per cui corono in qualche maniera un percorso da spettatore che viene chiamato a essere più partecipi alla vita e all'attività del teatro. Credo che affiancare il sovrintendente, il presidente del teatro, che poi è il sindaco della città, e coloro che si impegnano per dare a questo teatro sempre più visibilità, sempre più ruolo, sempre più essere cuore pulsante di una vita culturale e interessare a quel grande flusso turistico che questa città continua ad attrarre in maniera crescente. La Croce Rossa stasera presente con le sorelle, quanto è importante il ruolo della Croce Rossa nella vita di tutti i giorni, anche a fianco delle istituzioni e delle forze dell'ordine? Il nostro credo è quello di essere sempre al servizio delle nostre comunità, quindi ormai storicamente già dal 1908 siamo sempre pronte ad intervenire lì dove la necessità sia per catastrofe, anche nel quotidiano, e chiedano la nostra partecipazione. Siamo pronte con specializzazioni varie, quindi la società civile sa che può contare su Croce Rossa. Tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco, chiamati dai padroni di casa, Eliana Chiavetta e Sassa Salvaggio, il supereroe interpretato da Ciccio Librera, l'artista marsalese Fabio Ingrassia, che ha disegnato in tempo reale un ritratto del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, l'attore Maurizio Bologna, i comici Matranga e Minafò. Il primo bombardamento a Palermo venne a fare un aereo francese che vuol dire se partiva orato in Siena e venne a chiccare quattro confette da mia casa. Io ero piccolino, stavo evocando con questo vettore in maniera. Tutto un sembolo, la ruscella ha cominciato a frescare. Si fischia una terra all'altro. E poi cominciava a scoppiare tra le palazze, boom, boom, boom. Dopo i fischi e boom, arriva sempre un vento. Ma un vento sciano. Un vento che ha spoglie ai cristiani. Io non sapevo, piccolino, se ridere o piangere lo scanto. Una volta, durante un bombardamento, un cristiano mi picchiò e mi infilò dentro un puttone. E arrivavo da assettato e lui mi fa: si attacca piccoli, non ti muovere, non ti preoccupare, ma qualcuno ora viene e ti viene a picchia, può essere che arriva pure tuo padre, e se ne va. E ne esce lo puttone. Questo cristiano aveva un cappottazzo nevoro, ma ci diventò subito bianco perché c'era tutto il provolazzo fuori. E questo cristiano correva, 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 poi correva pure senza testa e seguì lo puttone. E arrivavo da solo, il cuore mi stava scendendo in moca. Mentre niente aveva tutti i pitudi, surava, tremava come una foglia. Tutto un sembolo si capa dentro il puttone. Era mio padre, a Saibizza. Mi picchia la mano e mi esce: vieni qua figlio mio, io vengo a casa. Ma come a casa papà? No, 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 a casa non è mai chiede. E arrivavamo, eravamo in un altro palazzo. C'era l'altro palazzo che doveva segnare la nena che era caduto tutto in terra. E noi racchianamo, perché mio padre nel ricovero non ci voleva il remare. Dice che si faceva lo stesso alla fine dei soci. E mio padre ne metteva sotto il pelascio. Quando c'erano i bombardamenti, io con l'auge, con mia madre, con mio padre, con mio fratello, ne mettevamo sotto il pelascio e aspettavamo già, e pregavamo, e mangiavamo, e dormavamo sotto il pelascio. Mio padre aveva il pelascio antibombe, e stavamo tutti già. I tedeschi, lo castellotto veggio, ne tiravano in razze, per dire che stavano arrivando i bombardamenti, per infilare nel rifugio, ma mio padre non ci voleva andare male, no, restava a casa. E invece gli americani poi ne tiravano i pizzini, per infilare nel rifugio, ma mio padre non ci andava mai,
stavamo sempre tutti sotto pelascio. Una volta ci fu un botto a così forte che pare che si stava spaccando un mondo in due. E allora lo stesso mio padre si scantò, mi picchiava la mano e cominciava a scendere le scale e mi diceva: tenete l'occhio chiuso, figlio mio, stai con l'occhio chiuso, un capo dell'occhio, fai un capo dell'occhio, stai con l'occhio chiuso. E io non saccio, non è che metteva i piedi, poi gli rapiva e metteva un mio compagno: Tanino, che ci fai in terra? Zanannino, su Totò, Salvatore! E mio padre metteva fuori. Quando l'avete cane, trasera un Palermo, a festa, non potete capire, cominciano a tirare un sacco di cose, lattine, caramelle, cioccolate, e tirano pure caramelle per particolare, perché c'erano caramelle che io mi mettevo a mucca, ma squagliavano, noi altri gli masticavano, e ci facevano i palloni, gli americani chiamavano ciunchi, e poi tiravano pure delle lattine particolari, strane, una volta ne picchiò una mia padre, la picchiò, e la buttò a casa, ma questa lattina non si poteva grappare, non c'era come grappilla, allora mia padre ci fece un pittoso, cucchio uovo, ne uscì una cosa e ci ha visto assaggiare a mio nonno. A mio nonno ha detto: mucca. E allora assaggiò mio padre, ci passa il medicinale e poi assaggiavo io. Signori miei, la cosa più buona del mondo, l'americana chiamavano Coca-Cola. A dice la canzone nasce a Napoli e certamente minga tutti i tuoi. Mi scusi, senta. Senta. Che fa? Non mi tocca. No, volevo sapere, mi sa dire dove si trova il Duomo di Milano? Ma cos'è, cieco? Ma non lo vedi? È questo qui il Duomo di Milano, guarda, è questo qui il Duomo. Ma sai, perché è la prima volta che sono a Milano e mi sono appena laureato, sto cercando lavoro. Di dove sei? Siciliano. Sei venuto a rubare il lavoro a noi milanesi, eh? Di la verità, di la verità, con quella faccia da furbacchione. Qual è rubare il lavoro? Io, come voi venite in vacanza a casa nostra, noi veniamo qui a cercare lavoro perché insomma ci sono più opportunità. Allora, non facciamo queste similitudini perché veramente voi siete diversi, eh? Voi siete completamente strani confronto a noi, siete proprio strani, ma strani, strani, strani. Canoaggi siamo strani. No, dico, siete strani perché avete delle cose strane, fate delle cose strane. Tipo? Tipo, per dire, siete gelosi, avete questa gelosia, mamma mia, ancora nel 2023, oh, next level, avanti, no? Sì, questo è vero, siamo un po' gelosi, ma perché ci teniamo le nostre donne, c'è insomma questa particolarità che ci contraddistingue dal mondo, proprio. Sì, vi contraddistingo, ma quando mai, ma lasciate bene, ma che vivete nella caverna, vieni qua a cucinare, stiamo insieme, perché sennò noi del nord siamo completamente diversi, noi le nostre donne possono fare tutto quello che vogliono. No, beh, pure mia moglie può fare tutto quello che vuole, anzi poi sì, io non posso fare niente, ma mia moglie può fare i due buoni, cioè questo io lo metto per iscritto. Allora facciamo un esempio, va bene? Facciamo un esempio. Lo faccio. Per dire, mia moglie l'altra sera mi ha detto: amore, ho incontrato Paolo, te lo ricordi Paolo? Certo che mi ricordo di Paolo, il tuo ex fidanzato, 15 anni insieme, vi stavate pure sposando e poi vi siete lasciati. Ecco, l'ho incontrato e mi ha detto: andiamo a cena tutte e due al lume di candele, siamo soli, ci raccontiamo le cose, tu non puoi venire amore, ci posso andare? Le ha detto pure di non venire, che non può venire. Tu non puoi venire, mi ha detto, proprio tu non puoi venire. No, allora no, ti sei a casa e appena arrivo a Paolo ci rungo pure robot, inizialmente. Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che mentalità chiusa? Io ho detto, ma vai cara, ma che problemi ci sono? Anzi, tieni pure la carta di credito, metti caso, bucate con la macchina, vi pigliate un B&B e state insieme e vi raccontate altre cose magari, no? No? No, siamo diversi, siamo diversi. Ma proprio per, diversi. Per dire, mi ha detto pure... stiamo organizzando un bel weekend in uno chalet bellissimo, facciamo 3 giorni lì, siamo tutti gli amici della palestra, ci posso andare? Queste, le gite con gli amici della palestra li fanno tutti, non c'è niente di male assolutamente. Sono 49 uomini, io sono l'unica donna, ci posso andare? No, 49 uomini e una donna, no, 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 che è amascolata, no, no, no. Preferisco che ti sei a casa, anzi spendiamo questo abbonamento alla palestra e ti sei a casa bella pacchionetta. Ma,
Ma che stai dicendo? Ma smettila con questa cosa, papà, ma sei proprio indietro. Ho detto, ma vai cara, ma che problemi ci sono? Anzi, speriamo che vi mettono tutti nella stessa stanza, così la sera vi divertite, no? Siamo diversi. Io per dire, mi considero l'uomo delle 3C. Sono d'accordo. Carino, carismatico. Ecco in noto. Buonasera Teatro Massimo, buonasera alle autorità presenti e buonasera a tutti voi che siete intervenuti. Salve Liana. Salve, ma è un abbigliamento completamente diverso da quello con cui lo conosciamo di solito, però mi sembra di riconoscere Batman, il Cavaliere Oscuro elegantissimo, come mai? Sì, esatto, innanzitutto non potevo mancare a un'occasione del genere e visto l'eleganza del teatro, ero arrivato col mio costume, ma non mi volevano fare entrare. Così sono andato a comprare questo bellissimo abito in via Bandiera. Che vuole? Si risparmia. Ma come si risparmia? Noi sappiamo tutti che Batman è un supereroe, ora si può dire, miliardario, lo sanno tutti. Un tempo ero un famoso miliardario, poi ho preso il vizio del gioco e ho perso tutti i miliardi al lotto, le altre vinci e macchinette. In pochissimo tempo mi sono ritrovato a non avere nemmeno i soldi per le sigarette e sono pieno pieno di debiti. Oh, mamma mia, che storia. Ma e adesso cosa fa per vivere? Adesso vivo grazie al calcio e alle automobili. Ah, vabbè, è diventato un imprenditore. Non esattamente, parcheggiatore allo stadio. Ora Batman che fa il parcheggiatore allo stadio, vabbè. Bisogna sopravvivere, signore Liana. Però noi la conosciamo come Cavaliere Oscuro, almeno questo è una garanzia, questo nome. Però qui stiamo raccontando delle storie questa sera. Allora, qual è la storia del Cavaliere Oscuro, di questo nome? Va bene, ve la racconto. La storia risale a circa 35 anni, nel Riare. Quando sono diventato un supereroe, dovevo scegliere un nome che si intonasse al mio costume. E Cavaliere Oscuro, sinceramente, era molto meglio Renevro Rasiccia. C'è un'altra cosa. Si sceglie, sì, mi dica. C'è un'altra cosa molto caratteristica. Sì. Questa voce. Perché ha questa voce? La camuffo per non farmi riconoscere. Eh certo, tutti i criminali ovviamente se non la riconoscerebbero. Anche, ma soprattutto perché a dare pecciole a quei che... Anzi, vediamo se qua in mezzo c'è qualcuno a posto. Questa sera accadono cose che veramente, vi giuro, non mi sarei mai aspettato. Però, a parte questo, a parte dover dare un po' di soldi in giro, ci può raccontare una delle sue avventure? Va bene, ve la racconto, tanto la gente da fare non ne ha. Mi ha chiamato il maresciallo Gordon dicendomi che c'era una rapina in banca. Così ho preso il mio Batman monopattino e ci sono andato di corsa. Allora, io avrei due dubbi su questa cosa. Uno è: il maresciallo Gordon esiste? Sì. Sì, esiste. No, ed è qua in mezzo, se lo cerchiamo. È che lui è timido e non si fa riconoscere. No, non l'avevo mai sentito dire maresciallo Gordon. Maresciallo Gordon esiste, va bene. Carissimo amico mio. E però, l'altro dubbio qual era? No, sul Batmonopattino, anche lì ero abituato a sentire la Batmobile. Che è successo? Alla revisione, scaduta. Comunque ho preso questo mio Batman opattino e sono andato verso la banca. Solo che c'è Superman che, come al solito, visto che lui vola, è arrivato in banca prima di me. Solo che questa volta ha fatto una bella mala figura. Ho paura di chiederlo, Cavaliere Oscuro, perché? Glielo dico. Perché? Essendo che lui è l'uomo d'acciaio, la porta suonava l'allarme e il metronotte non lo voleva fare entrare. Che soddisfazione! Così sono arrivato io, che grazie alle mie doti ho sconfitto i criminali. Ho preso una vecchietta e ci attiravo. No, non ha tirato la vecchietta. E non c'era niente a portata di mano. Comunque, alla fine, per fortuna, sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato i ladri e si sono complimentati. Ah, le hanno fatto i complimenti per la collaborazione? Hanno fatto i complimenti a lei? No, alla vecchietta, il suo più era bella. Thank you.
Democrazia, un giovanissimo artista, arriva da Marsala, ma la sua arte l'abbiamo già ammirata a Italia's Got Talent, ai soliti ignoti, al Got Talent in Spagna. È qualcosa di meraviglioso, perdonatemi, passo da questa parte. Fabio, innanzitutto complimenti. Grazie, grazie mille a tutti, è un grandissimo onore per me essere uno dei teatri più belli e più importanti al mondo. Sono siciliano, mi sono ancora più fiero di essere qui. Anche di dove sei? Di dove sei? Lo vogliamo sapere. Sono di Marsala. Marsala, Marsala. Siccome è partito qualche applauso, aspetta, ma scusa, chi è? C'è qualcuno di Marsala? Un signore solo. Ah, picchisto. È fattissimo, c'è un portone Marsala stasera. Vabbè, sono tutti palermitani, immagino, stasera. Sì o no? Sorpresa, l'arrivo di Massimo Lopez in scena in questi giorni al Teatro Al Massimo con un omaggio alla musica senza tempo di Frank Sinatra. My case, of which I am certain, I've lived a life that's full, I travel each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. And saw it through without exemption. I planned each other course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I loved and cried. I had my feels, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so, so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no,
No, no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the word of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. La chiusura della serata è affidata al generale Giovanni Truglio, comandante interregionale dei Carabinieri Kulkolber Sicilia Calabria. Siamo arrivati a un momento importantissimo. Qui assistiamo alla consegna dei premi. Ragazzi, momento solenne. Anche a me. Assassa Salvaggio. Ma lo possiamo mostrare questo premio? Stiamo, io sono curioso. Che se cade, mi pare che è delicato. Immagini, grazie del premio PEM. No, ah, è meraviglioso. Grazie, grazie mille. Grazie, gentilissimo. Ovviamente questa è una lucerna. Un cappello dell'uniforme storica dei Carabinieri, quello che prima portava anche la fanfara, solo che loro ce l'hanno rosso e bianco, quello invece dei Carabinieri che non sono musicanti è rosso e blu, i colori tradizionali dell'arma. Ecco, grazie a voi, grazie perché ci avete fatto assistere a uno spettacolo bellissimo, ci avete coinvolto, interessato, attratto, soprattutto emozionato, quindi grazie veramente di questa bellissima serata a nome dei Carabinieri. E ovviamente non può mancare un omaggio floreale alla conduttrice. Aiuto io, ecco qua. Grazie, gentilissimo, grazie mille. E ringraziamo il generale del Corpo d'Armata Giovanni Truglio. Io gli avevo detto di restare, è scappato via. Sindaco, vedi, tu te ne sei andato subito, uvire. Io volevo essere c'è discreta. C'è posta per te, vieni. Allora, questo è un volume della serie storica I Carabinieri, scritto dal generale di Corpo d'Armata Arnaldo Ferraro, che è stato uno dei nostri principali storici. Grazie, un regalo prezioso, grazie, grazie infinite generale, grazie. E così chiudiamo questa grandissima serata augurandovi buon Natale. E buone feste, lo diciamo in palermitano, visto che siamo a Palermo, è come disse il famoso poeta Ubaldo Caropio, agnello e soco. Esatto. Buonanotte, grazie a tutti. Buon Natale, auguri.